Una gara che si prepara da solo, vista l'importanza della vostra impatto. Ma innanzitutto andiamo a giocare su un campo importante, e sicuramente è uno stimolo in più sia per noi che per loro. Poi tu mi insegni, le finali sono tutte importantissime, al di là che poi dopo magari ce ne saranno altre partite. Cose. Innanzitutto pensiamo una alla volta. Ecco, come ti approcciano? L'approccio deve essere sempre lo stesso, quello che abbiamo dimostrato fino adesso in campionato. Con tranquillità, ma nello stesso momento con il piglio giusto. Campo sul quale trovare anche una piccola vendetta personale, se l'unico reggio ci ha giocato con i colori addosso, non andò bene quella. Ma vendetta, certamente non è che prendiamo l'Avellino, giochiamo contro un'altra squadra. Tu dici per quanto riguarda lo stadio, è indifferente. Noi pensiamo che domani ci abbiamo di fronte la Sessana, e quindi so che è una squadra alla nostra portata, come noi, anche loro vanno per un campionato importante. Domani vedremo. È una partita importante soprattutto per i giovani del città di Roma, cioè l'apparenza, un significato. E quindi hai fatto la domanda alla persona giusta. Questo è un campionato dove danno la possibilità di mettere in mostra il talento di questi giovani, che penso che fino ad oggi lo stanno dimostrando. Mister Smotto è stato a osservare la semifinale con il Portici, cosa vi ha riferito in particolare, che Sessana vi aspetterebbe? Ma il mister Scotto ci ha fatto più o meno il quadro della situazione, per come hanno giocato quella partita, ma noi sappiamo che non tutte le partite sono uguali, anche sapendo che comunque la Sessana deve sapere che affronta la Nocerina, e non so come possono schierarsi in campo. Ci sono tantissime soluzioni, noi sappiamo la nostra, ma le altre in fondo non è che le sappiamo sicure sicure. È una partita che arriva anche in un momento particolare, ieri si è festeggiato il compleanno numero 106 del calcio giocato nelle due Nocera, sarebbe il regalo perfetto per i tifosi. Ma noi ce la metteremo tutta, è normale che vincendo è più bello per tutti. C'è qualche calciatore in particolare che gioca nella Sessana che già conoscevi? No. Se pensa, per dovrei dare un commento da calciatore esperto quale sempre è? Di sottovalutare la partita e di pensare che noi possiamo essere più forti di loro. Anche se viene da un periodo molto positivo, 7 vittorie di fila in campionato, sicuramente rispetto alla Sessana di parte favorita di questi può anche essere... Favoriti nel calcio secondo me non si parte con nessuno, voglio dire, abbiamo vinto 7 partite ma le abbiamo archiviate, le abbiamo messe da parte. Domani è una finale e può essere tutta un'altra partita. La speranza che ci siano tanti di cosa a seguire. Ma quello noi sinceramente lo stiamo sperando già da un bel po'. Conoscendo il popolo nocerino pensiamo che domani ne vengono in tanti. Ti va di fare un appello, visto che comunque sei... Ma io lo vorrei vedere sempre pieno, perché so le emozioni che ti possono regalare, che ci possono regalare i nostri tifosi. Quindi mi auguro che veramente ne saranno in tanti. Bene, qualche altra domanda? Va bene. Buonasera. Ciao.